scommesse. Oggi sono alla vigilia del campionato, Inter a 2,10, il Milan a 2,90, la Juve a 7, la Roma a 9. Le sembra comunque corretto? Sono le quote per la vittoria del campionato a fine stagione. C'è scritto sotto gli fan. Sì, fuori lo Snipe, che è la più importante, diciamo. Avrebbe fatto più piacere il nome, esatto. Ah, non c'è un uomo, è un'equipe che le fa. Poi le dico la Fiorentina a 40, Lazio a 75, il Palermo a 100. Secondo me, mi sembra che l'anno scorso il Palermo sia arrivato quinto o sesto, per la Fiorentina, sesto meglio, quinto, Fiorentina sesto. E secondo me il Palermo ha avuto un momento di difficoltà che l'ha pagato a caro prezzo, poi sono state quelle 5, 6, 7 partite che potrebbero poi rafforzare quel concetto, abbiamo detto prima, dell'entusiasmo in determinati momenti, perché poi questo ti trascina dentro 3 o 4 partite di campionato e 3 o 4 risultati dove ti manda in confusione la squadra, e poi per riprendere l'equilibrio, per riprendere poi la forza di cui disponi, diventa difficile. Lei ha passato un momento di difficoltà l'anno scorso, però ha fatto un bel campionato lo stesso, un grande campionato lo stesso, è arrivato in Coppa UEFA. Quest'anno Palermo si è rafforzato notevolmente, ha rimesso a posto quelle cose che gli erano capitate nel campionato precedente. Grandissima squadra, Amauri, grandissimo attaccante, uno dei più forti del nostro campionato. Centrocampo di sostanza, di qualità, di dietro già nazionali da tutte le parti. Allenatore molto stimolato, molto bravo, come Stefano Antuono, ormai hanno imparato ad apprezzare attraverso l'evidenza del suo buon lavoro. Una squadra che può far bene, che può arrivare a qualsiasi posizione, certo poi chiedergli l'impossibile, come la Fiorentina che ha fatto un grande mercato, come la Lazio che ha fatto un gran campionato, che ha messo per cui Inter, Milan, Juventus, penso che siamo poi con la Roma, le squadre che hanno organico, che hanno passato, che hanno tutto. Sarà una bella lotta, secondo me. Ecco, io non riesco a fare una classifica di percentuali come mi voleva portare lei, te, noi, voi essi a fare. Comunque mi riesco a mettere sulla Roma perché vale la pena forse. Dobbiamo scommettere sulla Roma? Ah no! Se devo scommettere, io scommetto sulla Roma e basta. Diciamo di più. Però poi non si può, per cui la scommessa la ritiro subito, se no mi squalificano. E sono però fiducioso su quello che può essere il lavoro dei miei calciatori. Prego. Buongiorno mister, volevo chiederle se con la giuria di Sisigno il mercato è chiuso, o se c'è possibilità ancora che arrivi un esterno sinistro, un attaccante, se questo attaccante in particolar modo può essere Del Vecchio, che ormai da qualche settimana si allena con voi. Allora, il mercato fino a che è aperto può essere aperto. Noi in difesa siamo a posto perché abbiamo 4 elementi per i due ruoli di terzini, di esterni, era poi quello che ci eravamo un pochettino fissi per quelli che erano i nostri obiettivi, e poi si sta a guardare, non si sa mai, può venire qualche richiesta da qualche calciatore, può venire la società che è un calciatore che lo porta via perché lo vuole assolutamente, per cui questa è una cosa che dobbiamo sempre tenere aperta, è un'ipotesi che può sempre succedere. Ecco. Del Vecchio si sta allenando, gli abbiamo dato il permesso. Secondo me è difficile tornare poi a parlare di ex giocatori della Roma, perché è bene rinnovarsi, è bene andare avanti, e Del Vecchio anche per gli stimoli suoi bene trova una situazione diversa. Altra domanda sempre relativa all'arrivo di Sisigno, se Panucci le ha chiesto qualche rassicurazione, visto che sarà lui presumibilmente a contendersi la fascia destra con Sisigno, e se più in generale il fatto che quest'anno ha due giocatori per ruolo, come aveva chiesto, se ha paura che si possano creare dei dualismi.
No, a oggi non mi ha chiesto nessuna rassicurazione perché non ne ha bisogno. Io non è che possa dare stare a dare spiegazioni su tutti quelli che possono essere particolari, su quelli che sono poi le intenzioni societarie, perché si tratta sempre di riuscire a fare il bene del club, a fare il bene della squadra, a fare il bene dei tifosi, quello che stiamo tentando di organizzare. E Panucci lo sa meglio di me, di lei, di tutti gli altri. Panucci deve continuare a fare soltanto quello che ha fatto fino a questo momento, che è molto positivo. Poi sarà sempre il campo a dire quello che ha avvantaggiato su un ruolo, su una maglia o via dicendo. Ecco. I dualismi non lo so se si possono venire a verificare perché bisogna entrare poi nello scorrimento del campionato, darsi anche il successo. Le insidie ci sono sempre dentro uno spogliatoio, però cercheremo di comportarci in maniera corretta, che sia poi l'evidenza a convincere tutti. Possibilità che Sesigno giochi domani? Giochi in che senso? Titolare, non titolare? Almeno qualche minuto. Ci sono delle possibilità che abbiamo portato con noi, il ragazzo sta bene. E poi ci sono anche possibilità che si possa vedere in campo. Salve. A questo punto lei non ha più alibi, perché le chiedo, i giocatori che voleva, comunque i ruoli da coprire, le scelte alternative sono arrivate, ecco, lei ha detto ancora nessun voto, non si può naturalmente dire, siamo all'inizio, però sarà sempre più difficile per la quest'anno, perché magari un piccolo passo falso, subito una critica, subito l'allenatore indico. Quindi come si sente lei alla partenza? Nervosissimo, tesissimo, in confusione, e ho difficoltà ad iniziare. Se si parte con questi presupposti ho difficoltà e sono nervoso. Se invece si va dietro quella è la logica, cioè che la squadra ha fatto rivedere poi di aver ritrovato quella è la base che ha costruito faticosamente in questi due anni, che lascia intravedere poi la possibilità di andarsela a giocare tranquillamente con tutti, sono più tranquillo, più rilassato, dipende da che punto di vista si guarda. Per ora io tento sempre di dare forza a quello che la squadra mi fa vedere, ecco, e per ora mi ha fatto vedere tante cose positive. E al 100%, siete al 100%? Non lo so, io in questo momento qui sicuramente dobbiamo tentare poi di riavere a disposizione qualche altro calciatore, perché nonostante che poi siamo riusciti a fare una rosa importante, insomma qualche difficoltà ce l'abbiamo ancora e stiamo lavorando forte anche per questo, per cui non possiamo essere al 100%. Si parlava prima di Totti che si è dedicato, ha deciso di dedicarsi soltanto alla Roma, mollando naturalmente la nazionale. E, però Totti fisicamente come sta? Perché ancora ha qualche problema fisico. Lei diceva potrà migliorare ancora di più. Lei non teme, insomma, una stagione difficile, poi insomma anche lunga, non teme. Io sono convinto che i giocatori come Totti e De Rossi sappiano sempre tirare fuori qualcosa in più degli altri, proprio per l'estrazione che hanno e per la disponibilità verso questa città sportiva. Però alla lunga poi è chiaro che il modo di lavorare farà la differenza, perché poi è sempre l'allenamento che dà il valore aggiunto alle qualità del calciatore.